Salve popolo del web, benvenuti o bentornati sul mio canale. Qui siete connessi con Borzeta e oggi andremo a giocare la storia di Dragon Ball. Ok ragazzi, andiamo adesso a continuare la storia. Non è sempre un esempio da seguire per le nuove reclute. Si impegna molto, ma ha la tendenza a non portare a termine gli obiettivi. Non so se l'abbia ereditato dal padre o dalla madre. Ma ora mi preoccupo per te. Ti stai allenando abbastanza? Diciamo. Aspetta, hai intenzione di andare con la pattuglia temporale? Pensi davvero che sia una buona idea? Certo, va bene, allora andiamo nella camera del tempo. Ok, è ora di mettersi al lavoro. C'è stata un'altra deviazione della storia. Freezer, l'imperatore galattico, Towa doveva allearsi proprio con lui. Con Tarless e Slug ancora biglia sciolta, siamo proprio nei guai seri. In più, Trunks è ancora sulle tracce di Mir. Non avranno molto stile, ma Trunks e il suo braccio destro sanno come portare a termine una missione. Senza di loro, Mir rivolgerà l'attenzione su di te. Ma tu non perdere la concentrazione, Freezer è un avversario pericoloso. Un avversario incredibilmente pericoloso. Ok, ascolta, hai ancora poca esperienza. Non fare mosse avventate e cerca di non farti ammazzare. Ok, se sei preoccupato potresti semplicemente dirlo. Stai zitta. Beh, ti auguro buona fortuna. Grazie. Ce ne servirà. Guadagnare tempo, la lotta di Nail. Era 762. Ok, se già Freezer è potenziato, c'è. Inizia. Già molto più forte rispetto agli avversari precedenti. Subito colpiamolo. Andiamo con la Super Kamehameha per 10. Che il perché mi sta mirando ancora l'acqua non si sa. Forse il mio personaggio potrebbe trovarla come un futuro nemico. Lo scopriremo se continueremo la storia. Colpiamolo. Perfetto. Dai, Freezer non vuole morire più. Perfetto. E alla fine muore Nail. Calmati, frate. Ciao. Già, così abbiamo poco tempo. Perché hai richiamato qui il nostro agente? Ci siamo, ora mettiamoci al lavoro. Ragione semplice, dobbiamo solo tornare un po' più indietro nel tempo, giusto? Perché è possibile? Non è come imbrogliare. Smettila di blaterare a vanvera, vecchio. Difendere la storia è il nostro compito solenne a qualunque costo. Allora, buona fortuna. Aspettiamo qui il tuo ritorno. Non ho capito, dobbiamo andare ancora più indietro nel tempo. Ma fino a dove? Era 762. Maledetto Tarless, in qualsiasi posto c'è lui. Ho aspettato a lungo questo momento. Molto presto le sfere del drago mi garantiranno l'immortalità. Se mangio abbastanza frutti dell'albero della vita, nemmeno Freezer e Mir saranno in grado di fermarmi. Eliminerò per sempre Kakarot e l'intero universo si prospetterà ai miei piedi.
Le sfere del dragon appartengono a Metarles. Allora abbiamo lo stesso obiettivo. L'universo sarà sotto il mio dominio e non c'è posto per te. Di nuovo tu? Inizi a stancarmi. Che ne dici di una trega temporanea? Prima le cose importanti, giusto? Ci sto. Mizzica, ce le abbiamo contro adesso. La pagherai per aver interferito con i nostri piani. Ma se siete contro, cioè avrete desideri opposti. Ambizioni maligne, Tarles e Slug. Ce lo potrebbero riusare più volte il frutto, invece un morso poi lo distrugge. Ragazzi, calmatevi. Sì, ti batteremo. Oh merda. Non ti incazzare, fatti uccidere ormai. Ho detto non incazzare. Dai, carichiamoci e via l'attacco. E adesso se ne andrà anche lui all'altro mondo? No, quindi andremo adesso da Tarles. Oh merda. Andiamo con la super Kamehameha. Dove lo prendiamo? E lo feriamo e anche di molto. Subito attacchi d'aura. Continuiamo. Colpiamolo con una serie di pugni. Con lo schianto del meteorite prendiamo l'aria naturalmente. Maledetto Tarles che non si fa colpire. Perfetto. Kamehameha e finiamolo così. No, non lo finiamo così. Non vuole morire neanche lui. Sì, perfetto. Ok. Adesso Slug andrai via anche tu. Perfetto. E andiamo vincenti. Non ancora per molto. Quale esperimento? No, che cos'è? Tutti e due contro di me? Merda. Mi serve qualcuno. Avete potere il tempo di colpirmi. Se mi colpiscono sono finito. Andiamo di super Kamehameha. Niente tempo per riprendersi, via. Subito sfera evanescente. Riesci a schivarla. Siamo riusciti a sopravvivere. Perfetto, giriamoli. Subito. Distruggiamolo, Trunks. Finalmente ci aiuta qualcuno. Maledetta, riuscite a schivarlo. L'ultimo secondo. Perfetto. Slug. Addio anche a te. Siamo due contro uno, non puoi vincerci. Prendi anche una super Kamehameha. Dove non gli fa niente. Attacchi d'aura. Pronto con la Kamehameha per die. Per niente. Maledetto. Non ti permetterò di finirmi così.
stanno con schianto del meteorite che neanche sto vedendo dove glielo sto dando. Picchiamolo, ma talmente forte che si ricorderà chi è il vero Saiyan. E lui mi sta facendo ricordare chi è il vero Namekian. Perfetto. Slug, ti stai riprendendo tutta la fine? Ora fammi riprendere a me adesso. Hai avuto la tua parte, adesso all'altro mondo. Oh no! Li abbiamo devastati! Hanno raggiunto il livello di inaudita potenza, ma non credo abbiano ancora finito. Torna alla ricerca di Mira. Bene, grazie. Va bene. Raggiungi Gohan e gli altri, lo scontro con Freezer è già iniziato. Il cielo si è appena oscurato, significa che hanno usato le sfere del drago nello stesso momento della storia. Quindi Freezer sta per scatenare tutta la sua potenza. Fai attenzione. Già quella di prima era abbastanza, figuriamoci adesso. Allora ragazzi, per il video ho deciso di fermarmi qua perché già solo con i tagli dovrebbe venire una cosa di 20 minuti, quindi manco per stare 20 minuti a guardare un video è una cosa stressante, quindi ho deciso di fermarmi qui. Continueremo la battaglia con Freezer la prossima volta. Bella raga.